Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, ben trovati da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza. Torniamo ancora a parlare della festa di San Cetteo che ha animato in questi giorni la città di Pescara e la nostra arcidiocesi di cui San Cetteo è patrono. Lo facciamo andando ad ascoltare alcune voci e alcune testimonianze che abbiamo raccolto proprio durante la processione lungo il fiume che si è svolta sabato pomeriggio, e in apertura, in conclusione anche di questo contributo, ascolteremo la voce del nostro arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, che appunto ha introdotto la processione con una preghiera e l'ha anche conclusa con una preghiera e una benedizione finale. Nel mezzo ascolteremo varie testimonianze, tra cui per esempio quella del presidente della Commercio e storico armatore di Pescara, Riccardo Padovano, ma anche quelle di tante altre persone comuni e anche personalità che erano presenti a questa processione e hanno voluto condividere con noi le loro sensazioni. Ascoltiamo. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o Dio che hai reso San Cetteo pieno di fortezza nella fede per illuminare la comunità cristiana, con la parola di vita e la testimonianza del martirio, fa che custodiamo la fede che ci hai insegnato e seguiamo la via che ci hai tracciato con l'esempio. Per Cristo nostro Signore, avviamoci in pace. Bellissime, bellissime. Com'è seguire, tornare a seguire questa processione? Che te lo dico, c'è da qualcun altro, dai, c'è da qualcun altro. Per lei, signora, è la prima volta che segue la processione qui dalla barca? Fino a vedere sì, venivo sempre, ma non sono mai riuscita a salire come mo. Che sensazioni prova in questo momento? Nel momento mi sento un po' emozionato. Per lei che cosa significa la processione di San Cetteo, la festa di San Cetteo in generale? Questo San Cetteo ci è sempre venuto perché io abito qua, a Via Vespucci, perciò Via Vespucci è vicino da qua, no? Lo sai dove stai? Via Vespucci? Perciò venivo sempre per la funzione, ma qua è la prima volta. Lei ha sempre sentito la protezione di San Cetteo? Sì, come ci abito, sto di abito qua a Via Vespucci, non è che vengo dall'America, però le funzioni le seguo. Grazie signora, buona festa. Anche a voi. Aiuta l'anima, rincuora. Sì, sì. È la prima volta per lei? Per me sì, l'ho vista sempre da terra. Quindi insomma è stata sempre una processione che ha seguito da terra, adesso è la prima volta che sono in barca, sì. Ha sempre sentito la protezione anche di San Cetteo da Pescara, immagino sia di Pescara lei? No, io non sono di Pescara, però sono più di 30 anni che vivo qui. Sente la protezione di San Cetteo? Sì, sì, assolutamente. Grazie, buona festa. Grazie, altrettanto. Ecco, per lei quali sono le sensazioni nello stare qui, insomma, in barca a seguire questa processione? Sono delle sensazioni uniche perché chi è devoto a Pescara e quindi anche a San Cetteo, ritornare a queste ricorrenze sono momenti veramente importanti, soprattutto, ma non solo importanti ma sono anche emozionanti. Spero che questa sia la prima, ci sarà una lunga serie di questi eventi liturgici a cui il paese Pescara ha bisogno anche di ricordare le nostre radici. Quanto ne è mancato in questi anni questa processione? Assolutamente è mancato tantissimo, non vedevamo l'ora che si riformasse una processione del genere, un'iniziativa del genere, una cosa che Pescara non può fare a meno. Ecco, lei immagino nella sua vita senta anche la protezione, l'intercessione di San Cetteo. Assolutamente sì, soprattutto anche nei momenti di maggiore sconforto, soprattutto nei momenti in cui abbiamo bisogno, anche perché io faccio parte dell'Associazione Nazionale Salvamento e quindi quale miglior santo per noi può intercedere in queste attività pericolose. Grazie e buona festa. Grazie altrettanto a voi.
Riccardo Padovano, siamo tornati finalmente alla processione con la statua di San Getteo. Di San Getteo, perché su San Getteo ci sta una storia alle spalle, non a caso il patrono della città di Pescara, Sant'Andrea. Viene successivamente, infatti viene verso la fine di luglio ed è il riconoscimento ai pescatori, ma questa di oggi è San Getteo, il riconoscimento a tutta la città. Abbiamo ripercorso il vecchio tracciato fluviale perché l'allora era così e quindi adesso abbiamo messo a disposizione i nostri mezzi, io ho messo a disposizione il mio mezzo e sono orgoglioso che ci sia questa iniziativa qua. È chiaro che stiamo cercando di fare il possibile, è una questione legata molto al fatto di avere l'appartenenza. Se non hai questa appartenenza ti rimane difficile poi farti inserire in questo contesto. Io credo che noi oggi dobbiamo ringraziare le autorità civili e militari, Presidente del Consiglio Sospiri, il sindaco di Pescara, l'assessore Nicla D'Inizio alle politiche sociali, l'assessore al fiume, la Guardia di Finanza, le capitanie di porto, l'associazione dei finanzieri, che sono quelli che hanno portato a spalle il santo dalla chiesa fino a qua. Quindi io credo che queste sono le cose che noi dobbiamo fare di più per avvicinare i giovani, perché devono mantenere queste radici, perché se ci dimentichiamo, se noi della memoria ci dimentichiamo e ci concentriamo sull'aspetto tecnologico dei video, dei computer, di YouTube, va bene pure, ma quella è una cosa. Questa invece deve essere un'iniziativa che deve spronare la gioventù, e che comunque oggi, come giornata di riflessione, io credo che sia una bellissima giornata per me e per tutti quelli che oggi hanno partecipato. Quindi davvero da Pescara parte un messaggio di pace, perché San Getteo è stato un pacificatore. San Getteo è stato un pacificatore. Se noi guardiamo la storia, San Getteo viene dai Balcani e quindi viene proprio per la pace. Ma non c'è una parte della Chiesa Cattolica che non dice la pace. La pace è la soluzione dei problemi, non sono le armi. Grazie, buona festa. Grazie. Siamo con Gregorio Totaro, presidente dell'Associazione dei Finanzieri di Pescara. Presidente, finalmente siamo tornati a vivere questa processione in mare come merita. Senza dubbio, noi da anni che diamo il nostro contributo e siamo onorati di portare a spalla il San Getteo, patrono di questa città. Ecco, le sensazioni, se glielo posso chiedere, ha provato nel appunto portare a spalla la statua del santo? Sono sensazioni fenomenali, fanno venire i brividi, perché porti sempre un santo, una storia, e quella di San Getteo è una storia molto, diciamo, acculturata, e quindi siamo proprio, non so se siamo degni, comunque noi ce la mettiamo tutta con orgoglio assolvere il nostro dovere, diciamo. Ecco, San Getteo è stato un pacificatore e continua ad esserlo in qualche modo. Senza dubbio, e questo bisogna farlo arrivare anche ai giovani, alle nuove leve. E il sacrificio che ha portato avanti l'immagine del San Getteo, diciamo. Quindi senza dubbio bisogna queste, diciamo, ricorrenze, bisogna cercare di portarle sempre avanti. Grazie e buona festa. Grazie a lei, grazie a lei. Siamo con Letizia Fanesi, sociologa. Ecco, che sensazioni si provano nello stare qui a seguire, insomma, questa processione direttamente su questa imbarcazione? Allora, c'è da dire che sono diversi anni che questa processione non si effettua più, sia per il lockdown che per varie motivazioni, quindi riprovare una sensazione del genere comunque dà un'idea di rinascita, di rinnovamento dopo tanti anni appunto di chiusura. Colpisce il fatto che comunque, nonostante sia il patrono di Pescara, però è un culto poco sentito, perché già se viene in mente quella che può essere poi tra qualche settimana la festa di Sant'Andrea,
Io scommetto che il numero di persone sarà elevato rispetto al numero esiguo che noto oggi, anche come partecipazione di giovani rispetto ad esempio proprio agli anziani, ecco. Ecco, per le persone magari più anziane però questo comunque è un simbolo, un evento simbolico. Sì, sicuramente, comunque è un rito che come tutti i riti sono sentiti soprattutto dalle persone del posto. San Getteo è ubicato nella Marina Sud di Pescara, per cui è sentito diciamo più dai pescaresi, no, della sponda sud del fiume. E rispetto poi a quella a nord, anche se appunto è il protettore di tutta la città di Pescara, forse anche poco conosciuto, forse è poco nota questa processione che, contrariamente a quella di Sant'Andrea che si svolge di domenica mattina, devo dire che ha un grande fascino questa uscita in barca diciamo verso l'ora del tramonto, no? E quindi anche vedere le luci del sole, sentire il rumore del mare e delle barche, comunque suscita sempre delle grandi emozioni. Ecco, è una storia da conoscere quella di San Getteo, magari anche insomma con qualche pubblicazione, qualche iniziativa che magari si potrebbe organizzare. Sì, sicuramente, penso che la storia di questo vescovo che è arrivato appunto dalla Croazia, dai Balcani, questo dalmata che è arrivato qui in Abruzzo a diventare vescovo è molto poco conosciuta. E poco conosciute forse sono anche la partecipazione attiva che lo stesso Gabriele D'Annunzio fece per la promozione della cattedrale. Devo dire invece che è proprio grazie al poeta che oggi abbiamo la cattedrale dedicata a San Getteo. E allora grazie e buona festa di San Getteo. Grazie, grazie, ricambio con piacere, grazie. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore. Tu hai posto in Cristo tuo Figlio la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Guarda benigno la nostra città di Pescara e l'intera archidiocesi. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze, ma nella tua provvidenza è più grande dei nostri, ma la tua provvidenza è più grande dei nostri stessi abbandoni. Non privarci del tuo aiuto, Padre, veglia sulle case e sulle famiglie, sui quartieri, sulle scuole, sugli ospedali, sul porto e sull'aeroporto, sulle officine, sui cantieri e sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati, che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità, che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Madre e San Getteo nostro patrono. Risplenda il tuo volto, Padre, sulla nostra Chiesa e sulla nostra città, e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo, nostro Avvocato e Mediatore, che ascende accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli.